Ecco, oggi un tavolo importante per una vertenza che riguarda ben due diritti in realtà, quello alla salute e quello al lavoro. Esatto, esattamente questo. Il problema è proprio questo, quello che abbiamo affrontato oggi nella discussione. È un tavolo che comunque resta aperto, proprio perché noi, almeno come organizzazione sindacale della CGIL, riteniamo opportuno e importante che vengano garantiti un servizio di qualità sul territorio calabrese e crotonese in particolare per quanto riguarda la salute, e soprattutto vengano garantiti i livelli occupazionali che in questo momento possono essere messi in crisi. Non è stato un tavolo spot, perché ovviamente dopo aver espresso tutte le proprie posizioni e il sindacato e la UIL in questo caso ha manifestato l'intenzione di voler capire se di fronte a una struttura sanitaria come il Marelli Ospita, che viene certificata per le ragioni e le argomentazioni che ho appena esposto, quale sia il motivo perché non debba rientrare in un ragionamento comune di pari dignità, cioè non avere gli stessi strumenti che hanno gli altri apparati della sanità privata per erogare servizi di sanità. Devo dire che oggi più volte, come ribadite, è stato messo in evidenza come la sanità non può rispondere a logiche matematiche o a leggi che possono in qualche modo bloccare la possibilità ai nostri cittadini di curarsi all'interno del nostro territorio. Marelli Ospita è una struttura di eccellenza, lo sta dimostrando grazie alle sue prestazioni che addirittura in questo momento vengono anche fornite a titolo gratuito, sta abbassando le liste d'attesa dell'ospedale di Crotone, quindi bisogna lavorare in sinergia affinché veramente si possa continuare su questa linea, che è quella di dare anche nella nostra città, anche nella nostra provincia, una sanità di eccellenza. Abbiamo trovato i dirigenti del Ministero disponibili ad ascoltare tutto e quindi in questi giorni si faranno ulteriori proposte, sempre costruttive, perché non possiamo permetterci il lusso noi a Crotone di perdere sia i lavoratori sia la sanità pubblica che quella privata, quindi su questo si troverà una soluzione. Quindi grazie al lavoro di tutti i dipendenti che oggi hanno dato forza e a tutte le istituzioni presenti a questo tavolo abbiamo trovato, come dire, qualcuno che ci ascolta.